Ciao a tutti ragazzi e bentornati nella taverna di We Have Seen. Ebbene sì ragazzi, dopo 2 anni dalla nascita del canale di We Have Seen e della creazione della famiglia di We Have Seen, è ufficialmente la prima volta in cui andiamo contro ai nostri principi. Eh sì, perché eravamo molto dubbiosi, chi ci segue da più tempo lo sa. Cerchiamo tutte le volte di non guardare i trailer, quantomeno i trailer finali, esatto. Quelli proprio quelli più, perché magari i teaser trailer ancora ti fanno giusto pregustare delle cose, ma non vanno proprio a dirti tutto quello che devono dirti. Ma dicevo, lo facciamo perché ci piace, è nostra indole andare sempre più scarichi di contenuti pre-film o pre-serie, in modo tale da non essere condizionati, perché se io mi guardo il trailer e non mi piace, o comunque magari mi spoilerano delle cose che potrebbero rovinarmi il film, mi girerebbero un po' le scatole, girerebbero un po' le palle, però per essere, per usare il francese, però il discorso è che questo non è un prodotto qualunque, no. E si tratta di Star Wars, ancora peggio, quindi, perché esatto. Doppiamente eravamo in crisi. Infatti allora ci sono 2 giorni che ragioniamo, cosa facciamo? Io che scrivo bene, ci metti, cosa facciamo? E io dicevo, io la pensavo esattamente nella stessa maniera di Oda, quindi abbiamo deciso di far decidere voi, sì, in realtà è alla forza in questo caso, proprio perché vanno di pari passo. Ovviamente ragazzi, quello che andiamo ad affrontare su questo video, come avrete letto dal titolo, sarà il nuovo final trailer uscito di Star Wars The Rise of Skywalker, perché dai sondaggi di YouTube e di Instagram alla fine avete deciso che dovevamo trattarlo, la maggioranza ha detto per fare questa cosa qua. Eravamo dubbiosi, sono tuttora dubbioso, ma mi fido di voi. Comunque va bene, ormai abbiamo deciso di trattarlo insieme a voi, sarà un'esperienza. Sono teso perché spero che questo trailer non mi rovini troppo la visione di quello che sarà poi The Rise of Skywalker, ma confido nel fatto che nella loro storia la Lucasfilm hanno sempre fatto dei trailer che comunque erano gasanti ma non troppo spoilerosi, e quindi spero che anche in questo caso abbiano mantenuto questo trend, e non vedo l'ora di fiondarmi e poi discutere insieme a voi di quello che andremo a vedere. Bene, quindi, ragazzi, tocca a noi, birra alla mano e play. Ah. E fin qua, Lucasfilm, direi che non avevamo dubbi riguardo a quello. Attenzione. Un istinto. Una sensazione. Ah, è Finn che parla, ok. Sì, Finn. Non siamo soli. Lando, si vede dal chilometro. Sì. Chewbacca's. Tutti a dirmi che mi conosco. Ma non è così. Ray, cosa mi combini? Ray. Eccolo. Kylo. Tanto atteso. Questo è l'imperatore. Quella è la sedia dell'imperatore. Essere venuti insieme. Mio. Stanno combattendo sui resti della Morte Nera? O mi sbaglio? Può essere. Ehi. Cosa fai, Treppio? Do un'ultima occhiata, signore. No. Ai miei amici. No. Cosa gli stiamo facendo? Ecco, mi sacrificherò. Ci Treppio. Affrontare la paura. Ma questa è per forza deve. Destino. La pelle d'oca. La saga si conclude. Oh ragazzi. Mio Dio! Ma la storia vivrà per sempre! Ma l'hai visto quello? La forza sarà con te, Luke. Sempre. Anche Leia! Oh mio Dio! È così qualcosa dopo? No, voglio ben sperare. Oh, che no. Madonna. Ragazzi, pausa. Allora, cavolo, è difficile. Per noi, cioè perlomeno per me sicuramente è difficile. Aspetta che mi asciuga. Esatto, io cercavo di trattenerle perché... Ok. Allora, ci sono alcune cose di cui dobbiamo assolutamente discutere perché, non lo so, questa scena di C3PO,
che è quella dalla quale, diciamo, ho iniziato non a sentire solo i brividi, ma le lacrime che iniziava a scendere. Che cosa mi rappresentava? Che cosa stava succedendo? Perché diamo uno sguardo un'ultima volta ai nostri amici? Era collegato ai macchinari, mi viene da pensare che sarà un sacrificio. Gli stavano facendo qualcosa dietro la testa. Infatti, quindi o lo infiltriamo o non... cioè, qualcosa dovremmo fargli. Però il discorso è, vorrei analizzarlo più un attimo in una parte dei dettagli, in linea generale. Ma che roba è? Ragazzi, ma visivamente ho visto della fotografia lì dentro che... Beh, ma su quello no, era già scontato, ma nonostante ho respirato un'aria estremamente Star Wars, ancora più del solito, o sbaglio? Scene immense con tanta roba dentro, tante astronavi, tanti personaggi. Sai cosa hai sentito? Cosa ho sentito? Hai sentito gli Star Wars, l'odore e il gusto dei primi Star Wars, della prima e della seconda trilogia. Scoriamolo insieme, così almeno frame by frame iniziamo a capire meglio. Riusciamo a farci anche due parole, anche perché l'abbiamo visto sono adesso. Sono ancora sconvolto, quindi devo un attimo riprendermi. Dicevo, Rey, partiamo con Rey, non a caso ovviamente. Un casco che rotola. E sappiamo tutti come è finita, se ne vanno via col Falcon, la crisi, comunque la ribellione che deve rinascere in qualche modo. E lei, mi sembra si stia allenando. E lei si è portata via i testi Jedi, quindi in qualche modo penso che sia collegato. A me sembra che sotto tipo training in queste scene. L'alleanza direi che di nuovo abbastanza ricompattata. Abbiamo trovato dei, infatti dicono anche non siamo soli, quindi avranno trovato anche degli alleati. Qui queste... non capisco bene, ma potrebbero essere dei resti, non so se della Morte Nera, però Kylo sostiene di conoscerla. Questa è un'immagine, scusate. Questa è un'immagine che non è bella, non è bella, è di più, cazzo. Guardate che figata questa immagine. Andiamo avanti, c'è tanto impero o tanto nuovo ordine. Qua questa sedia è l'imperatore Palpatine sicuramente. In teoria sì. Ecco, io dicevo qua. Guardate quante navi, che belle che sono queste scene. Alla guida naturalmente Millennium Falcon con Lando e queste secondo cose me sono cose meravigliose. Il gusto delle prime trilogie. Cioè, però guardate che roba. Io non ultimamente non vedevamo poi finalmente allora, tra l'altro dicono, hanno detto che sarà il duello con la spada laser più bello dell'intera saga. Della storia della sì, quindi adesso questo me l'ha pompata, quindi mi aspetto molto, ma a giudicare da questi piccoli assaggi direi che male non deve essere. E tra l'altro ricordiamoci Luke e Anakin nella lava, qui eravamo nell'acqua. Questa contrapposizione mi piace un casino. Eccolo qua. Questo... Allora, cosa fai, Trippio? È collegato a dei cavi. Ma aspetta, allora, ecco, ti eri bloccato. Ho bloccato su questa perché prima l'ho intravista, ma non ero assolutamente sicuro di quello che avevo visto. E mi sembrava un mobile, effettivamente. Però in realtà, sulla destra di droide, questa scena, è un droide. Esatto, quindi. Adesso che lo fermiamo, lo vedo, è un droide. È un droide, quello. Sì, quindi siamo in qualche vecchio. Magari solo uno che ha degli oggetti antichi e cioè non penso che abbiano riformato l'esercito di Mi droghi. Sembra fuori uso. Sì, nel senso magari sono in un... probabilmente quell'esserino che sta collegando i cavi ha raccattato un po' di roba in giro, mi viene da pensare. Quindi resta... non significherà nulla. No, magari il fatto che abbia roba dell'impero o dell'ex impero probabilmente servirà a collegare C-3PO a qualche marchingegno dell'impero per infiltrarsi. Potrebbe non lo anche so, essere, potrebbe anche però essere. C-3PO è preoccupato perché verrà resettato probabilmente. O morirà proprio. Sì, probabilmente. Mi sa che hai proprio ragione. E infatti qua vediamo i nostri eroi infiltrarsi in quella che sembra essere un'astronave del nuovo ordine e combattere. E non è a caso probabilmente dopo questa scena, perché magari loro dovevano infiltrarsi qua dentro, o magari non c'entra niente e mi stanno fuorviando. Però in qualche modo magari servirà. E qui. Questa l'avevamo già vista nel primo trailer. L'avevamo visto nel ma era teaser. Doverosa questa scena. E è doverosa che ci sia di nuovo. E quanto piangerò quando vedrò le scene con lei Soprattutto sul finale che stiamo per raggiungere, ragazzi, che c'è Luke e lei che fanno. Che Luke, tra l'altro, sarà un fantasma di forza. Probabilmente sempre che lo vedremo, ma mi auguro veramente di sì. Perché dai, cavolo, per favore. Mamma mia, questo abbraccio. La frase è importante, aspetta, voglio risentirla bene. È il destino di un Jedi. Affrontare la paura è il destino. Affrontare la paura è il destino di un Jedi. Questo è Luke.
affrontare. Che lui stesso aveva affrontato la paura su Dagobah con l'epoca, quindi. E questo è qualcosa di assurdo. Cioè, attenzione, una carica di cavalleria, che poi non sono cavalli, saranno degli animali strani, simili cavallo, però una carica di cavalleria, quando mai l'abbiamo vista in Star Wars? È questo che dico, c'è tanta roba, tanti stili diversi. Questa scena. I due che si affrontano. Qui siamo chiaramente dentro la Morte Nera. Allora, esatto, quella è la sedia di Palpatine. Che non è quella di prima. Non è quella di prima, assolutamente, no. Non quella nella Fortezza di Ghiaccio. Che quella di prima potrebbe essere di Darth Sidious, mi viene da pensare, sai, quello che raccontava Palpatine ad Anakin, perché probabilmente era il più grande Sith, non lo so. Io mi sto emozionando da questa immagine solo e semplicemente perché 30 anni prima, in questa stanza, Luke e Anakin hanno combattuto, cavolo. Quindi. Oh cacchio, questo! E mi ero perso durante la prima visione perché l'ho intravisto. E qua cosa distruggono? Mi piacerebbe capirlo adesso che ce lo fai vedere. Non potremo mai vederlo. Anche qua. Guardate quanta roba, cioè, veramente l'hanno. Guarda fin dove arrivano i Star Destroyer. Guarda dove arrivano. Cioè, almeno 2 chilometri di Star Destroyer. All'infinito. E qui c'è l'imperatore seduto su una sedia, quello che sembrerebbe l'imperatore. La forma che prenderà, perlomeno. Dipende, non è. Tornando al discorso dei cloni, eccetera, eccetera. Perché lui aveva dato via i cloni, quindi lui potrebbe essersi clonato. Me lo aspetto, o così, o in spirito di forza, o mezzo devastato e quindi ricostruito, stile Anakin, magari. Però. Anche perché dopo la caduta non so cosa. Cioè, quanti anni aveva Palpatine? Era vecchissimo. Una caduta del genere ti spacchi tutto. Anche per quanto tu possa essere il maestro della forza. Non lo so. Secondo me. Non lo so. Resta il fatto che. La forza sarà con te. La forza sarà con te. Mamma mia. Qui la colonna sonora torna sempre ad essere proprio quella. Tra l'altro, frase che disse Obi-Wan, Luke, la forza sarà con te sempre. Nulla è mai per caso, quindi, soprattutto in questo cavolo di brand. E come dicono nel trailer, la saga finisce ma la storia rimarrà per sempre. Non ci resta comunque, ragazzi, che aspettare il 18 dicembre, tanto ormai è veramente alle porte. E devo dire che vi ringrazio di avercelo fatto vedere, sono perché sono molto felice di averlo visto. L'hype sicuramente da 2000 che era. E si riconferma la bravura di Lucasfilm. Sì, tra l'altro effettivamente di nuovo ci ritroviamo con in testa 100 miliardi di domande che inutilmente ci porremo, perché tanto le risposte le avremo il 18 di dicembre. Anche perché bisognerà capire fino in fondo quanto il lavoro di Johnson nell'8 sarà stato mantenuto fedele a questo. Cioè, ovviamente non possono cancellarlo del tutto, però potrebbero prendersi delle licenze poetiche e modificare qualcosa. Speriamo in corsa. Speriamo di no. Spero non troppo, perché a me il lavoro di Johnson era piaciuto parecchio e quindi spero che abbiano mantenuto quella linea lì. E poi Abrams avrà aggiunto le sue e va bene. E da quello che sto vedendo penso di essere abbastanza soddisfatto del lavoro, compresa, ripeto, questa cavalcata di cavalleria che mi lascia interdetto, perché non è una cosa da Star Wars. Gusti nuovi. Diciamo che ho letto anche ultimamente alcune notizie riguardo a questa pellicola. Il nostro regista è molto 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 preoccupato, perché giustamente sulle sue spalle grava un peso non indifferente. Addirittura ho letto che hanno preparato 8 finali diversi per questo Star Wars, quindi allora, come abbiamo già imparato per Game of Thrones, è chiudere con qualcosa di così grande non è mai facile. E infatti so che rispetto a quelli di Game of Thrones qua c'è un altro tipo di impegno, un altro tipo di gente che gli sta attorno e che controlla e supervisiona, perché rispetto alla e quindi sono molto più tranquillo. Devo dire che appunto Abrams ha da una parte il grandissimo onore, perché è una figata essere lì. Dall'altra, l'arma a doppio taglio è la grandissima responsabilità di dover chiudere questo brand. Sì. Non è chiuso, ma di dover chiudere la saga degli Skywalker. E quindi, non da una parte non vorrei essere nei suoi panni, perché penso che non dormirà, almeno non starà dormendo da parecchi mesi. Comunque, ragazzi, questo più o meno è quello che abbiamo vissuto noi, anche se in realtà descrivere quanto è praticamente impossibile. Vogliamo sapere, ovviamente, come sempre, che cosa ne pensate di questa pellicola che deve arrivare. Diteci le vostre impressioni qua nei commenti, ma non dimenticatevi ulteriormente di iscrivervi al canale se non avete ancora fatto. Come sempre, ragazzi, in descrizione troverete i link che vi porteranno ai nostri canali social, ai quali vi invito ad iscrivervi per poter seguire tutto quello che facciamo. Inoltre, un link per un'interessante offerta. A me non resta che dare appuntamento, non vedo l'ora, a dicembre per Star Wars
Wars The Rise of Skywalker, ma molto prima, per i prossimi video, qui e solo qui, su We Have Seen. Un saluto da Oda. Un saluto da Beggy.